Con uno spettacolo suggestivo di luci, musica, lingue infuocate e coriandoli è stato acceso domenica 1 dicembre l'albero alto 15 metri in piazza 20 settembre a Fano. Intorno alle ore 18 le luci della piazza si sono spente e a illuminare migliaia di fanesi e turisti presenti ci ha pensato la voce di Clarissa Vichi, cantante professionista, che ha intitolato Silent Night. A salire sul palco subito dopo l'attore Eugenio Fabbri Manuelli, che ha interpretato una bellissima storia raccontando la preparazione dell'albero di Natale per i suoi bambini. Accompagnati da un fisarmonicista, ballerine, acrobati e fontane scintillanti, hanno poi dato il via allo spettacolo realizzato da Ultrasound Eventi, che Fano TV ha trasmesso in diretta sul canale 17 del digitale terrestre e sulle pagine social. In un crescendo di musica ed emozioni sono state accese le migliaia di LED del Grande Abete. Lo show inaugurale, intitolato Sogno di Natale e condotto dall'impeccabile giornalista Lino Balestra, è proseguito con un altro brano natalizio. Bellissima, bellissima. Riusciamo anche noi a avere il nostro albero finalmente, vero, non come quello degli altri anni che aveva creato un po' di polemiche. Vi piace? Questo è molto più bello. E credo che ci sia una bella famiglia che sta facendo in questo momento il primo selfie con l'albero acceso. Buonasera. Ciao. Di dove siete? Di Fano. Vi piace l'albero? Vi è piaciuto bellissimo, lo spettacolo? Veramente, bellissimo. Sì, sì, rispetto agli altri anni è molto bello quest'albero. La magia dell'accensione dell'albero del Natale Più è stata preceduta dai saluti istituzionali del sindaco Massimo Seri e dell'assessore Etienne Lucarelli, emozionati nel vedere anche quest'anno la piazza gremita di persone. Ci abbiamo investito molto perché Fano meritava un evento e un'organizzazione come questa. Tantissima gente, ma soprattutto c'è sostanza. 50 giorni di programma ricco, che guarda un po' tutte le sensibilità, dai bambini ai genitori ai nonni, e questo è per chi vive la città ma anche per chi decide di venirci a fare una passeggiata. Colgo anche l'occasione per invitare tutti a venire a Fano a fare almeno una passeggiata e a gustarsi queste emozioni che offre per queste festività. Il comune e la grande rete di associazioni, ha commentato invece Lucarelli, hanno lavorato insieme come una grande famiglia e per questo il risultato è stato qualcosa di straordinario. Tante associazioni che si spendono per poter regalare un pezzettino della propria creatività e quindi fare in modo che tutta la comunità possa vivere appieno il Natale. Ecco, noi idealmente ci piace unire tutte le caratteristiche della città, tutte le associazioni, gli enti, le fondazioni, per realizzare queste attività e far vedere cos'è veramente Fano. Grande soddisfazione anche per la Proloco di Fano, braccio operativo dell'amministrazione comunale. Tanta gente in piazza, quando c'è tanta gente c'è anche un attimo di apprensione per chi organizza, per chi ci mette la faccia, per chi ci mette la firma. Oggi abbiamo anche tanti turisti, abbiamo 2 o 3 pullman, uno da Pescara, uno da Perugia. Tanta gente comincia a avvicinarsi a questa città che secondo me può solo crescere e noi ci mettiamo del nostro, nel senso che ritengo che questi ultimi anni il Natale a Fano sia cresciuto. Per un bene per i commercianti, perché il centro storico non deve morire. Il programma di ieri è stato preceduto sabato da diverse inaugurazioni, a partire dal Magic Sand, il Natale tra le sculture di sabbia, e dalla maxi pista di pattinaggio sul ghiaccio. Vi piace o no questa pista di ghiaccio? Moltissimo, è divertente? Moltissimo, moltissimo. Tanto, tanto. A bordo del trenino Brico Center Express è stata poi raggiunta la via dei ciliegi e dei bambini, trasformata ad hoc con addobbi, mercatini e il grande albero di Seri del Signore. Qui, ad attendere i più piccoli, ci saranno l'Elfo Più, l'Elfo Meno e Babbo Natale in persona.